Emergenza totale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito nella giornata odierna l'intera provincia di Pesaro Urbino. La pioggia intensa caduta sulla città sin dalle prime ore del mattino ha causato diversi disagi, strade allagate piene di fango nelle frazioni di Villa Ceccolini, Villa Fastigi e Borgo Santa Maria. Paura anche nei pressi del centro di Pesaro, dove sono stati chiusi al traffico diversi sottopassi. Allagamenti anche nella zona industriale, alle porte di Pesaro, con il piazzale della Scavolini completamente ricoperto d'acqua. C'ho la macchina, mi è entrato l'acqua tutto dentro la macchina. Sto affogando. Di nuovo sott'acqua anche il locale atipico da Ciavarini. Esonda il torrente Genica a Pesaro, causando allagamenti e disagi in via Madonna di Loreto, così come a Celletta e Muraglia. Madonna, un altro! Stanno partendo gommoni. Mamma mia. Genica così, lei l'aveva mai visto? No, mai. Da quanti anni è che sta a Pesaro? Ah beh, un pezzo da bambino, diciamo, studiato. Uno spettacolo unico, non si era mai visto? No, no, una cosa così. Queste proporzioni è inedito. Sì. Arrivare a Loreto, okay. Ho la macchina là, però non so dove devo passare, volo? Perché sono tutti allagati. Adesso vado a vedere di qua se si passa, anzi mi affretto perché non vorrei che crescesse sempre di più. Situazione così l'avevi mai vista a Pesaro? No, assolutamente, qualcosa di completamente anomalo. Di sconvolgente. Che cosa è successo? Credo che sia esondato Genica e quindi l'acqua si è defluita qui nel... Non lo so, se magari non scolano i sottopassi. Ci saranno degli errori progettuali di base? Mi chiedo, è una domanda, non è che l'altro sottopassaggio funzioni, questo no. Diverse le segnalazioni e richieste di intervento, giornata particolarmente attiva per gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, che prontamente hanno risposto a tutte le richieste di soccorso. Quali e quanti sono stati gli interventi odierni? Ne abbiamo fatti una decina, ma sono ovviamente molto di più. Quelle che abbiamo fatto noi sono quelli il traccio alla viabilità, scatinati allagati, queste cose che abbiamo fatto, insomma. La zona più critica a Pesaro? La zona più critica è la periferia, il centro perlomeno è andato bene, molte telefonate non abbiamo avuto, invece da Trebiantico, Candelara, Novilara, Ginestreto, Roncaglia, quella è stata molto interessata da queste forti piogge.